Bene, per te che sei un ascolano acquisito, cosa significa entrare nella storia con questo gruppo? Perché il risultato dei playoff manca da ben 17 anni. Orgoglioso, orgoglioso di me stesso, orgoglioso dello spogliatoio, di tutti i miei compagni, del mister, dello staff tecnico, della società. Dopo 17 anni torniamo nella griglia dei migliori e questo ci deve spingere per andare ancora oltre e cercare di arrivare più in fondo possibile. Nascoli che in questo finale di stagione dimostra di essere in forma, un Filottoli, quattro risultati utili consecutivi, tre vittorie e un pareggio, Filotto che mancava dal mese di novembre. Sì, stiamo bene fisicamente, in settimana lavoriamo bene con il prof, con il mister, soprattutto lavoriamo in maniera corretta per il calcio che poi andiamo a giocare alla domenica, al sabato. La correlazione fisica e tecnico-tattica secondo me è fondamentale e del mister con il preparatore atletico sono davvero bravi a ricreare poi quello che andremo a affrontare e ritrovarci nella partita, quindi soprattutto merito dello staff tecnico se stiamo così fisicamente. Perfetta anche l'intesa con il tuo compagno di reparto Botteghin, nelle ultime quattro partite non avevi incassato gol, anche questo è un dato importante. Sì, ma anche la scorsa con Cittadella che oggi ha vinto, il campionato più difficile del mondo, la Serie B, nella prova ogni settimana. Anche la partita scorsa Danilo con Eric hanno fatto bene, non abbiamo preso gol. Lavoriamo bene, c'è coesione, c'è alchimia. Stiamo bene, stiamo in una striscia positiva e dobbiamo continuare ad esserci. È apparso Nascoli anche mentalmente sul pezzo, molto lucido, vi siete aiutati a vicenda anche nel recupero delle palle, cresce proprio l'intesa di tutto il gruppo. Sì, credo che questa sia l'arma migliore dell'Ascoli. Questa fratellanza che c'è nello spogliatoio, questo aiuto reciproco, questa è l'arma segreta. Come ho detto prima, ci aiutiamo, siamo fratelli e si vede perché un giocatore può essere sottotono, viene sopperito dall'altro. Ci aiutiamo a vicenda, cerchiamo di camuffare l'errore, lottiamo su ogni palla e poi cerchiamo di andare a far male quando ne abbiamo l'occasione. Va fatto un plauso a tutti i giocatori. Sì, la mia è semplicemente una battuta, è il campionato più pazzo del mondo, lo stiamo vedendo, però comunque tu nel tuo piccolo hai fatto un favore per ex compagni del Monza, che oggi hanno vinto e adesso hanno il destino della prima. Io ho fatto un favore in primis a me stesso, alla scommessa che avevo fatto quando ho deciso di tornare a casa e l'ho vinta, però adesso farò un'altra scommessa con me stesso. Poi ho fatto un favore alla mia ex squadra e ai miei ex compagni, sono ancora di loro proprietà, ho un altro anno di contratto, quindi poi si vedrà, ma credo che Stroppa e Galliani sono in debito dopo oggi. Grazie. Ecco, ti anticipo che domani sulla gazzetta sei il migliore in assoluto delle due squadre, quindi il voto migliore sarà a te. Ecco, in difesa hai chiuso dappertutto, cioè tutte le possibilità, il pallone sono passate dai tuoi piedi. Quindi questo vuol dire che è una grande capacità personale, ma anche una capacità di gruppo, del reparto. Sì, lavoriamo in settimana, codifichiamo tutto quello che può avvenire, studiamo bene gli avversari e quindi poi in campo ritroviamo le situazioni che alleniamo, quindi arrivi è come se già vissuto quella circostanza e quella giocata. Quindi di questo dobbiamo dare merito al mister. Quindi la vedi all'allettatore sì, praticamente. è come se già l'hai vista, quindi è merito suo. Poi un po' di esperienza c'è, qualche partita l'ho fatta nei professionisti, quindi mi aiuta anche quello. Però sono contento, al di là della mia prestazione, sono contento per la vittoria dell'Ascoli, sono contento per il pubblico ascolano, per la città che merita tanto dopo tanti anni di buio, quindi in questo momento sono l'uomo più felice del mondo. Giuseppe, tu hai fatto una grossa partita in fase difensiva, però ho notato anche che hai anche molto carattere con i tuoi compagni di difesa, spesso li richiami, ti senti un po' il leader al di là della difesa di questo gruppo. Metto a servizio le mie conoscenze, la mia esperienza per cercare di aiutarli. L'ho detto sin da subito quando sono arrivato ai compagni, non giudicatemi per i modi e i toni in cui dico le cose, perché poi nell'adrenalina della partita a volte si sbaglia anche la tonalità.
però se cerco di aiutarli, cerco di fare una cosa giusta poi all'interno della squadra, poi leader ce ne sono tanti, come sempre detto, c'è Dionisi che è il nostro capitano, c'è Eramo che ha tirato la baracca tanto tempo qui ad Ascoli, c'è Leali, di leader e senatori ce ne sono parecchi, io mi sono aggregato a loro e porto a servizio la mia esperienza e la mia conoscenza nel miglior modo possibile per aiutare i giovani calciatori. Grazie. Grazie.